Peace. Hasta la vista, ragazzi, sono sempre io, TheGamer800. Ragazzi, siamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2. Ragazzi, continuiamo la nostra serie, diciamo, che stiamo facendo. Allora, ecco qua, ragazzi, abbiamo subito da fare l'evento storia. Andiamo subito a farlo, ragazzi, perché non vedevo l'ora che si sbloccasse una nuova missione. Vediamo un po' di cambiare un attimo le mosse, magari. Cioè, le abilità, voglio dire. Allora, vediamo un attimo che cosa abbiamo, ragazzi. Abbiamo entrato in azione, che non serve a niente. Ce l'ha data Krilli. E esplosione maligna, che ce l'ha data Junior. Perché abbiamo fatto due episodi fa l'allenamento con Krilli e Junior. Quindi, ragazzi, andiamo. Non abbiamo nulla da potenziare, niente da fare. E quindi, ragazzi, io direi di andare con il nostro bastone di Tao Pai Pai, andando piano piano, che sennò qui veramente caschiamo giù. Andare qui, ragazzi, praticamente nel covo del tempo a fare l'evento storia su Namek, perché quello sulla Terra lo abbiamo già fatto, cioè quello di Saiyan. Quello su Namek non ancora. Ah, ragazzi, vi ricordo una cosa. Praticamente è una cosa un po' brutta, perché, ragazzi, mi fa stare un po' male anche sta cosa, perché io, registrando con il PS4 Share, visto che adesso il limite è stato aumentato a 60 minuti di registrazione, quindi io vado tranquillo così, senza usare il gatto e altre cose. E quindi, ragazzi, l'unica cosa è che la Bandai Namco mi blocca alcune scene molto importanti, tipo dei filmati di quando i personaggi parlano, inseriti nel gioco, e quindi magari potrebbero saltare quelle scene, perché proprio mi blocca la scena mentre la sto registrando, perché proprio non si può, diciamo, la Bandai Namco non vuole, a meno che non registri con Elgato, che io non ho. Ecco perché, ragazzi, voi magari seguite la serie da qualcun altro, tipo dai big youtuber. Poi, se volete, ragazzi, ve la dite com'è per vedere in che modo la faccio io. Però i filmati magari certe volte potrebbero saltare, vi avviso io in ogni caso. È una cosa un po' brutta, vabbè. Comunque, ragazzi, tralasciando questa cosa, parliamo con il vecchio Kaio. Allora, cosa si prova a conoscere una leggenda del genere? Ah, è incredibile, non trovi? Puoi migliorare ancora molto, ma sei sulla strada giusta, non sottovalutarti mai. Te l'ho già detto, ma c'è ancora molto da fare. Vai a occuparti degli altri cambi della storia. Vai con la pattuglia temporale, ragazzi, che sarebbe quella di Namek. Bene, allora buona fortuna. Per iniziare, vai alla camera del tempo. E ci fa andare, ragazzi, alla camera del tempo a vedere la pergamena qual è. E per vedere dove sta il cambio della storia e andare a individuarlo e sconfiggere tutti i nemici, ragazzi. Quindi andremo su Namek adesso. Quindi credo inizia la saga di Freezer. Vediamo che succede. Era 762. Oddio, raga, abbiamo Zarbon e Dodoria già. Con Freezer la prima trasformazione. Nella navicella, bellissimo con la navicella. Oddio, raga, inseguono Krilli e Gohan. C'è stato un cambio nella storia, credo, perché così li eliminerebbero subito a Krilli e a Gohan. E c'era Freezer che ha ordinato di andarle a prendere. Ok, insomma, Kaioshin si è accorto di qualcosa. Un'altra deviazione nella storia, eh? Quei due non riusciranno a fuggire tanto facilmente quando Dodoria e Zarbon alle calcagna. Li deve aiutare, vai a risolvere la situazione. Ok, ragazzi, abbiamo già la pergamena in mano. La prendiamo, partiamo nel tempo. E andiamo subito, ragazzi, a intervenire in tutto quello che sta succedendo su Namek. Ok, vediamo. Era 762, ok, andiamo in quest'era. Abbiamo Krilli, inseguito da esplosione solare, bellissima questa mossa. L'ha fatta contro Dodoria, non vede più un cazzo. Ce l'ha fatta, ok. Oddio, c'è anche Zarbon, raga. E arriviamo anche noi, perfetto. Benissimo, ragazzi, ci siamo, prepariamoci al combattimento. Sgherri di Freezer, Zarbon, Dodoria. Riduce la salute di Zarbon a un determinato livello. Ok. Ma che cazzo hai, Potara? Mi sembra che c'hai Potara, ragazzi. Ok, quindi dobbiamo aiutare Krilli. Ma queste animazioni, ragazzi, come cavolo sono fatte bene. Allora, noi andiamo contro Dodoria. Allora, raga, andiamo contro Dodoria. Questo prisone che mi ricorda un po' Majin Buu, ma non ha niente a che vedere con Majin Buu. Perché Majin Buu è molto più bravo, secondo me. Allora, andiamo con questo attacco qui. Mazza distruttrice. Oddio, raga, ma è molto facile da sconfiggere, cioè, guardate. Ok, andiamo con questo attacco che ci ha insegnato Junior. Oddio, è scomparso.
Oddio, raga, è scomparso. Dove sono gli altri? Qui c'è Zarbon, è scomparso Dodori all'improvviso. Andiamo contro Zarbon, ragazzi. Ok. Questi personaggi non se ne sono mai visti in Dragon Ball Xenoverse 1, ragazzi. Non li hanno mai messi. Ok, con la massa distruttrice, raga. Ma vedete che belle mosse che stiamo utilizzando. No, non lo spostate mentre sto facendo io l'attacco. La cosa che odio di più. Ok, ragazzi, proviamo a fare questo attacco qui. No, non lo prende quasi mai. Non è molto comoda, diciamo. Andiamo con attacco... schianto dei meteoriti, voglio dire. Andiamo. Ok, ragazzi. Cioè, non mi attacca manco un po', ragazzi. C'è proprio preso, proprio. O siamo noi che siamo troppo forti. Ok, Krilli scappa. Ora. Che sta succedendo? Ok, raga, Zarbon... ah, Dodore sta ancora inseguendo Krilli, credo. Non si è capito molto, cioè tutto velocemente. Zarbon è rimasto lì, credo, e Dodore sta inseguendo, credo, Krilli. Ok, abbiamo avuto Z, ragazzi. Benissimo, benissimo. Ok, 3 punti attributo li mettiamo, magari, ora vediamo. Magari andiamo avanti, ragazzi, dopo li mettiamo. Dai, non è proprio necessario, ce la stiamo facendo, quindi non dovrebbe essere molto complicato. C'è il caricamento. Ok. Quindi c'è un'altra missione attaccata a questa. Per ora non ho tagliato nulla, ragazzi. Spero di non dover... che ci sia... che tutte le scene le registri, il PS4 share, appunto. Cioè, qui non c'è l'audio, ragazzi. Qui non... forse è proprio che non ci deve essere, non è un problema del gioco, no. Ok, qua abbiamo Vegeta e Dodoria che stanno parlando. Pare che Gohan sia riuscito a sfuggire a Dodoria. Ah, ok, perché è arrivato Vegeta sicuramente. Quindi la storia seguirà il suo corso normale. Non dovresti tornare a casa? Ah, ok, ragazzi. Quindi stavamo in lontananza. Noi ci eravamo già allontanati. Gon è riuscito a scappare. No, vabbè, raga, abbiamo Slug. Lord Slug. Che cazzo ci fa qui? La prima volta Tarles e qui Tsunamek invece. Slug, Namecciano malvagio. Riduce la salute di Slug a un determinato livello. Oddio, raga. Slug, già Slug, già da ora. Ok, raga. Ok, dai, andiamo subito ad attaccarlo, raga, non vedo l'ora di combattere contro di lui. Visto che è già un nuovo personaggio, che non c'entra nulla in questa saga, non ci dovrebbe manco essere. Ok, mazza distruttrice. Madonna, raga, guardate quanto cazzo siamo forti noi, però. Noi andiamo di schianto del meteorite. Ma non è per niente forte, raga, vi giuro, non ho impostato la difficoltà in facile. Cioè, ma è una cosa incredibile. Cioè, è una cosa incredibile. Andiamo con esplosione di energia consecutiva. Ok. Cioè, ma o siamo noi che siamo troppo forti, ragazzi? Cioè, no, io non lo so. Andiamo con questo attacco qui. Ora la vita non sta scendendo più. Forse è proprio così che deve andare. Ok, infatti si è concluso così, ragazzi. Che sta succedendo? Arriva Trunks! Trunks, ragazzi, non quello di Dragon Ball Super, ma quello normale, patroller, diciamo. È scappato. È scappato Slug, ragazzi. Trunks insegue, appunto, Slug e noi rimaniamo lì. Ok, criteri di valutazione, missione completata, accurato, intoccabile. Ok, ragazzi, abbiamo avuto, tra l'altro, anche grado Z, benissimo. Ok, ragazzi, andiamo avanti, perfetto. Nuovo livello, 6 punti attributo abbiamo adesso. Sì, continuiamo ad andare avanti, ragazzi, non ci sono problemi. C'è il caricamento, quindi c'è ancora un'altra missione, allora, a sto punto. Non finisce tutto così. Attento, Vegeta. Attento, Vegeta, Dodoria caccia, sconfiggi Dodoria. No, raga, è controllato Dodoria. Dodoria è stato controllato. Oddio. Bellissimo, raga, quindi dobbiamo sconfiggere Dodoria controllato. Mai vista così già. Già Dodoria non c'era proprio in Dragon Ball Xenoverse. Figuriamoci controllato. Cioè, ma sono molto presi i personaggi, ragazzi. Ok, siamo all'inizio ed è molto facile, ma non lo so, boh. Sembra alquanto strano. Vedete quanto cavolo di male, cioè, me ne potete accorgere voi stessi? È una cosa incredibile. Ok, raga, ma no, quanti cazzi di attacchi che vi stiamo facendo? Ok. Ok, l'attacco di Union sembra funzionare molto molto bene, ragazzi. Cioè, questo gioco sembra molto più facile del primo. Forse si sono accorti quelli della Bandai Namco che il primo gioco era piuttosto difficile finirlo.
Ok ragazzi, ho concluso io tutta la missione sconfiggendolo, facendolo andare in acqua. Ok ragazzi, quindi ci siamo. Grado A, vabbè, perché forse abbiamo usato troppi attacchi dell'aura, vabbè, va bene comunque, siamo andati bene. Ok, 9 punti attributo ragazzi, benissimo. A sto punto, che cosa succede? Dodere che scappa, che non sa dove cazzo deve andare. Guardate, il triplo collo c'ha, cioè proprio quanto è grasso. E Vegeta lo ammazza, sì, sta cosa, me lo ricordo ragazzi, me la ricordo. Vegeta lo sconfigge. Qui siamo ancora appunto nella saga, diciamo, dei Saiyan su Namek, saga di Freezer appunto. E mi ricordo che Vegeta lo sconfiggeva, praticamente lo distruggeva Dodoria. Sto fatto me lo ricordo. Ok ragazzi, c'è il caricamento, vediamo che altro succede. Trofeo guadagnato, l'alba di un duro scontro. Benissimo, anche se voi non li potete vedere i trofei perché sto registrando col PS4. Share appunto e non con qualcos'altro. Ottimo lavoro, il tempo ha ripreso il suo corso naturale, benissimo. Dopo qualche ricerca abbiamo scoperto che i due che stanno alterando la storia sono dei veri criminali. Cioè, Midnight Owl sicuramente. Ah no, Tarles e Slug praticamente. Tarles è uno degli ultimi Saiyan superstiti, ok, e a capo dei malvagi distruttori. Slug comanda un esercito di demoni e ha conquistato diversi pianeti. Goku li ha già sconfitti entrambi in diverse storie, probabilmente ora vogliono vendicarsi. Trunks li sta inseguendo, ma per ora non è riuscito a catturarli. Deve esserci un modo per fermarli. Giusto, dobbiamo farci venire in mente un piano. Ma io ho altro a cui pensare, quindi lascio a te il compito. Oddio. Se ne va? Ehi, ma stavi ascoltando, dobbiamo lavorare insieme. Sì, lo so, ma ora sono davvero molto preoccupata. Molto occupata, va bene? Toki Toki sta per deporre un altro uovo e dobbiamo assicurarci che sia tutto pronto. Ah, Toki Toki sta per... Ah, ho capito, sta per deporre un altro uovo, forse ha a che fare con qualcosa sul tempo, ragazzi, non me lo ricordo, sta cosa proprio non me la ricordo. So molto su Dragon Ball Xenoverse, su Dragon Ball in generale, ma sta cosa non la so. Oh, bene, allora congratulazioni. Toki Toki è un uccello divino che controlla il tempo. Le sue uova contengono il tempo per un nuovo universo. Ah, ok. In parole povere, le uova di Toki Toki hanno il potere di creare altro tempo. Ah, ok, questa cosa non lo sapevo, ragazzi. Assicurarsi che Toki Toki produca uova sane è uno degli incarichi di Kaioshin del tempo. Ah, ok. Ah, chi l'avrebbe detto che avrei assistito all'inizio di una nuova storia? Ora devo proprio andare. Ok, oh aspetta, non abbiamo ancora un piano. Gli dobbiamo solo dare una bella lezione con la prossima volta che cercano di interferire con la storia, giusto? Ok, e se ne va che scende il tempo. Beh sì, ma quindi l'unica soluzione è ricorrere alla forza bruta. Beh sì, combattendo ovviamente risolviamo le cose noi. Ok ragazzi, ci aspetta un duro compito, fai del tuo meglio. Ok, è il nostro personaggio che si gratta la testa. Ok ragazzi, a quanto pare abbiamo finito la missione, adesso ci dovrebbe essere il caricamento che ci dice che abbiamo concluso. Non ho tagliato nessuna scena, tutto quello che avete visto è quello che ho registrato. Benissimo così. Ok, sento già la musica del Covo del Tempo, quindi stiamo tornando al Covo del Tempo. Ok ragazzi, questi sono gli episodi che piacciono a me con i combattimenti, ovvio. Ok ragazzi, ci siamo. È disponibile un nuovo evento insegnante. Controlla la mappa con R2. Vabbè, in modalità online, sala d'attesa, cose varie. Vabbè, non mi interessa l'online per il momento. Grado pattugliatore temporale. Il tuo grado pattugliatore temporale viene mostrato nella sala d'attesa MG. Questi gradi vengono ripristinati ogni settimana con i giocatori che salgono e scendono nella classifica, ho capito. Puoi scegliere se visualizzare o meno il grado sopra i vari personaggi tramite la schermata impostazioni del gioco. Nel menu sala d'attesa. Puoi migliorare il tuo grado pattugliatore temporale vincendo battaglie senza limiti. Oppure tramite delle sfide contro altri giocatori e contro ziti. Vabbè, tutte cose online. Registrazione squadra. Vabbè, non mi interessa ragazzi perché per il momento voglio solo andare avanti con le missioni. Abbiamo già un nuovo evento storia che non andremo a fare adesso ragazzi, ma nel prossimo episodio io l'unica cosa che ragazzi che posso fare adesso... E potenziarci gli attributi, salute massima mettiamo a 6, aura massima la sa facciamo salire, attacchi di base, super colpi e super colpi dell'aura, tutto più alzato ragazzi. E abbiamo 2349 zeni per comprare qualcosa all'inizio del prossimo episodio. Fra
Facciamo così, ragazzi, che è meglio. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!